Siamo con Grazia Maria Starace, assessora alla cultura del comune di Vieste. Esi De Luca inaugura la sezione invernale del Libro Possibile. Non si poteva iniziare che con un personaggio importante come De Luca. Sì, continua la collaborazione con Rosella Santoro, Giorgia Messa, l'associazione Cartesio che appunto dirigono il Libro Possibile nell'edizione Winter, e quest'anno abbiamo pensato di aggiungere qualcosina in più, e questo qualcosina in più è appunto costituito dagli studenti. Questo è un progetto che consente agli studenti di incontrare gli autori, di avere un dialogo con loro e soprattutto di poter leggere i loro libri che sono appunto stati acquistati dal Comune di Vieste. Quindi noi diamo loro anche la possibilità di leggere a costo zero, purché appunto si possa intraprendere un cammino culturale che poi darà loro gli strumenti poi per affrontare la vita, che è una bellissima avventura, però nello stesso tempo insomma si sa che è un turbinio di problemi, insomma un turbinio di grandi imprevisti che è giusto affrontare nel migliore dei modi. Attraverso gli strumenti culturali sicuramente sono avvantaggiati rispetto agli altri. Giorgia Messa si riprende questa volta in versione invernale, il Libro Possibile torna a Vieste, evidentemente vi siete innamorati di questa città. Assolutamente sì, è un posto meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto un posto che ha tanto bisogno di un rilancio culturale, di iniziative che possano far crescere questo territorio dal punto di vista sia della comunicazione, della cultura, e quindi ci teniamo tantissimo a questo. Che sorprese ci riserverete per questo inverno e soprattutto qualche anticipazione per l'edizione quella estiva? Allora, per questo inverno abbiamo già in programma un altro incontro molto importante, però tengo ancora segreti i nomi, ma tanto li comunicheremo a brevissimo, perché si tratta di un incontro, di un appuntamento di dicembre, e per quest'estate stiamo già lavorando alla prossima edizione del festival, perché dopo l'esperienza dello scorso anno abbiamo ancora più entusiasmo per tornare qui a Vieste con tantissimi ospiti. Ed ora siamo con Rosella Santoro, direttore artistico del festival. Il Libro Possibile, dopo il successo di quest'estate, torna a Vieste il Libro Possibile in versione winter. Si inizia con un grande nome, Esi De Luca. Perché state puntando molto su Vieste e soprattutto cosa ci riserverà questa edizione invernale? Beh, a noi Vieste piace non solo per l'accoglienza e per il bellissimo paesaggio, ma per l'attenzione alla cultura. Crediamo che questo posto abbia delle potenzialità enormi, vogliamo accompagnare anche nel percorso di crescita i ragazzi di Vieste, offrire loro un possibile confronto attraverso gli autori con una visione insomma, a 360 gradi. Quindi questa cura proprio per la formazione dei ragazzi è stata sicuramente la molla che ci ha spinti anche a continuare con il Winter. Altri nomi oltre a De Luca? Beh, sicuramente posso già dare il prossimo appuntamento, che sarà il 13 di dicembre, con due grandissimi nomi. Per ritornare al tema della legalità, ci sarà Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, che per fortuna avremo in Italia, perché insomma lui sta sempre in America, quindi riprendiamo appunto con il focus sulla legalità. In quell'occasione verrà inaugurato l'auditorium a Paolo Borsellino.